Bella Hadid sexy boxer è pronta alla guerra. Guardando Bella Hadid di certo la prima cosa che viene in mente non è legata a pensieri di guerra o rabbia, ma la modella non sembra essere d'accordo e mostra una nuova sé temibile e agguerrita. Il lato sexy della boxe. Qual è lo sport preferito dalle modelle? Oggi possiamo dire, senza ombra di dubbio, che si tratta della boxe, disciplina praticata da molte indossatrici, tra cui le famose Gigi e Bella Hadid, aiuta a mantenere il corpo sodo e snello e a dare tono alla muscolatura. Le sorelle più popolari dei social e delle passerelle adorano allenarsi sul ring, e questa loro passione è stata presa come spunto da molti marchi di moda per realizzare alcune pubblicità che ovviamente hanno Gigi e Bella Hadid come protagoniste. Già la maggiore delle due sorelle era apparsa in video della Reebok con caschetto e guantoni, e dopo poco tempo anche Bella ha deciso di seguire le sue orme. La socialite da 14,8 milioni di followers su Instagram ha abbracciato questo sport e, come già era successo con Gigi, la sua passione è stata usata come campagna pubblicitaria. Ed è stato proprio durante la London Fashion Week 2017 che Bella Hadid ha trovato per strada un cartellone pubblicitario di Tag Heuer, divisione della holding LVMH e compagnia leader nella creazione di orologi svizzeri di lusso, con sopra il suo volto. Nell'immagine Bella Hadid è raffigurata nell'atto di sistemarsi i guantoni con fare accattivante, vedendo quello scatto, la modella non ha potuto fare a meno di fermarsi lì davanti e replicare la posa del cartellone, mordendosi e la felpa. Warm ve, come ha scritto Bella giocando con le parole war guerra, e warm, caldo. A buon intenditor, poche parole. La necessità di imparare a difendersi. Bella e Gigi Hadid hanno deciso di iniziare a fare boxe non solo per mantenersi in forma, ma anche per imparare a difendersi da sole. Essendo delle socialite molto in vista, non è raro purtroppo che ci siano persone che cercano di avvicinarle in modo impetuoso o non rispettoso, e, in questo caso, hanno bisogno di essere pronte a reagire. Come lo scorso anno, quando Gigi Hadid è stata afferrata e sollevata da un blogger con voglia di visibilità, mentre aveva appena finito di lavorare alla Milano Fashion Week, dove sarà presente anche quest'anno. La reazione di Gigi Hadid è stata immediata, dato che ha colpito l'uomo al volto fino a costringerlo a lasciarla andare. È un mio diritto potermi difendere. Ho iniziato a tirare di boxe 2 anni fa e non mi sono mai trovata in una situazione che mi ha costretta a difendermi, ma è stato istintivo quando mi ha afferrata. Non è stata una scelta. Ho avvertito di essere in pericolo e avevo tutte le ragioni di reagire a quel modo. Vorrei che tutte le ragazze guardassero il video e sapessero che hanno anche loro il diritto di difendersi in una situazione del genere. Praticate la boxe non è solo un modo per Gigi e Bella Hadid di passare il tempo, ma è decisivo qualora si dovessero trovare in situazioni spiacevoli come quella descritta sopra. E il viso di Bella Hadid nella pubblicità di Tag Heuer non è quindi solo una posa fotografica, ma un deciso avvertimento.